Primi commenti ancora a caldo dal circuito di San Martino del Lago, dove abbiamo provato la Aprilia RS V4 RF edizione 2017. Vedete alle mie spalle i box stanno ancora lavorando, stanno uscendo ancora in testa l'Aprilia, siamo ancora belli sudati, una pista che diciamo non è l'ottimale per sviscerare tutte le caratteristiche di una moto 1000 come l'RSV4, ma tuttavia riesce a far emergere alcune caratteristiche salienti. Prima di tutto il motore. Sono arrivato qui pensando che ci fossero degli aggiornamenti di dettaglio, più che altro per appunto rispettare la normativa Euro 4. Tuttavia invece gli interventi che i tecnici Aprilia hanno fatto nel motore sono davvero tanti: ridotto le frizioni, aumentato il regime, ma soprattutto quello che si evince guidando la moto è che il motore è diventato veramente più cattivo, cioè più a lungo, ma non solo, c'è tanta schiena in più, e in questo momento credo che questo V4 se la possa giocare alla pari con i migliori della categoria. La potenza, la coppia, insomma, sono sempre state un po' i talloni d'Achille del motore Aprilia. Nel 2017 veramente ce n'è da vendere, quindi penso che ci sarà veramente a divertirsi. La ciclistica è la solita ciclistica Aprilia, quindi assolutamente da riferimento. Complessivamente ritengo che la RSV4 RF sia diventata una moto ancora più estrema, concedetemi il termine, molto agile, molto potente, con tanta coppia, con un acceleratore molto sensibile. È stata cambiata la gestione del gas, non è più rod by wire col filo ma è diretto, quindi questo impone un minimo di assuefazione. Il cambio funziona davvero alla grande, e qui dentro a Cremona diciamo che si usano nelle curve un paio di marce, a volte si usa addirittura la prima, però di motore ce n'è davvero tanto, e questo implica che l'elettronica lavori un po' di più. Siamo abituati con l'Aprilia ad avere un'elettronica assolutamente non invasiva, qui è ancora così ma non per tutto, ovvero traction control eccellente, in curva nessun problema, si guida veloci. Quello che lavora un po' di più è l'anti-wheelie interviene un pochino più bruscamente di prima. Il motivo è probabilmente perché c'è tanto motore in più e quindi la moto è diventata molto più cattiva, e quindi l'elettronica deve fare gli straordinari, soprattutto in una pista come questa dove si riparte molto spesso da curve molto lente, usando marce molto basse. Bisognerebbe riprovare la moto in altri circuiti per fare una tara, ma io credo che il lavoro che hanno svolto i tecnici Aprilia su questa moto sia davvero di alto livello, e quest'anno nelle comparative potremmo avere delle belle sorprese oppure delle belle conferme.